progetto nasce dall'esigenza di avvicinare le persone alla poesia e la poesia alle persone. Questo prendendo delle poesie classiche e trovando una chiave moderna di rilettura. Noi di fatto abbiamo riscritto delle poesie famose della letteratura mondiale che vanno da Saffo al giorno d'oggi per cercare di trovare una nuova interpretazione che dia nuova luce e nuovo respiro a queste parole. Diciamo rivoluzione in qualche modo perché è un esercizio che applichiamo noi ma allo stesso tempo può essere applicato anche agli altri ed è estremamente educativo perché non soltanto educa tramite la poesia ma si educa proprio a fare poesia. Progetto nato proprio con questa intenzione, no? Quella di unire le forme d'arte anche per permettere ad ogni singola forma d'arte di arricchirsi di un altro significato. Nel mio caso ovviamente mi sono occupato delle musiche e quindi sì, io credo fortemente che all'interno di ogni testo che proprio la parola e il discorso contenga un imprinting musicale di sé. Quindi il mio lavoro è semplicemente stato quello di andare alla ricerca di quelle note sotterranee, no, tra un verso e un altro e provare a riportarle a galla. E quindi ne sono uscite fuori 5 canzoni vere e proprie. Questo progetto, le immagini che ho realizzato io, quindi le illustrazioni, seguono una linea grafica semplice, minimalista, proprio per lasciare spazio comunque al lettore di interpretazione, anche perché accostando le immagini ai testi poi rielaborati da tutti i ragazzi è stata un'idea per poter rendere più facile la comprensione comunque del testo e affiancarlo a un qualcosa di più. La parola deve tornare a essere fluida, deve tornare a essere spendibile e utile anche per le generazioni future. Io parlo proprio di una consistenza d'ali e quella è la sensazione che ho provato quando ancora prima di leggerlo l'ho semplicemente sfogliato e l'ho fatto scorrere tra le mani e ho sentito quanto è importante fosse questo spazio d'aria spalancato che loro hanno rilegato, di legame in legame, rilegato nella forma di è straordinario questo testo, il mio unico, è la prima volta che trovo nella forma libro esattamente quello che mi fece cambiare idea, cioè che io lo chiamo l'infinito portatile, tascabile, insostituibile. La sensazione sbagliando questo libro era proprio che tutto poteva aprirsi a qualcos'altro e che lo stesso libro probabilmente diventerà contagioso e produrrà altre pubblicazioni del genere che voi non controllerete neanche, che sarà un procedimento che di piano in piano finisce per contaminarsi. E allora qua c'è un discorso da fare su che senso ha riusare i giganti. Perché questa metafora di stare sulle spalle dei giganti è portante proprio dentro questa operazione, perché servirsi di quello che loro hanno già scritto e riscriverlo? È impossibile fare letteratura senza questo processo che si chiama rincuso. Proprio Brioschi, un grande maestro, lo scriveva così, ritrattino uso. Diceva che niente è in partenza letterario, ma lo diventa nell'uso del mondo. È proprio così che si lavora insieme, mostra che dentro questo infinito portatile voi potete aprire, sfogliare, passare da un'illustrazione a questa voce incredibile di Achille. Il libro si espande. Ed è vero, la parola sollievo compare molto spesso, la sensazione è proprio questa di sollevarsi sulle spalle dei giganti e vedere altri vuoti. È pieno di voci, di aria, di musica e del bianco di silenzi e anche della prea nera di una pagina legata al soffocamento. Respirare è quello che ci rende unici nell'universo e con la parola noi ci salviamo. Che la parola